Si è tenuta stamattina a Teramo, nell'aula magna del Convitto nazionale Melchiorre Delfico, la cerimonia di apertura dell'anno scolastico. Presenti le più importanti istituzioni, a partire dalla regione con l'assessore quaresimale, passando dal presidente della provincia d'Angelo e il sindaco di Teramo d'Alberto. La scuola viene da un periodo difficile, abbiamo vissuto nel periodo della pandemia diversi momenti della DAD, ogni volta che abbiamo dovuto firmare le ordinanze per fare la didattica a distanza è stato sempre un trauma, perché sappiamo benissimo che la didattica a distanza ha creato pregiudizi non solo a livello formativo, ma anche e soprattutto a livello relazionale. Però dobbiamo ripartire di slancio, perché l'istruzione e la formazione è fondamentale per la vostra crescita, rappresenta sicuramente uno strumento per accedere al lavoro, soprattutto studiando acquisirete un patrimonio culturale che vi permetterà di affrontare le sfide della vita. Come Regione Abruzzo stiamo sicuramente puntando molto sulla scuola, con tante iniziative. Io, insieme alla Giunta e al Consiglio regionale, ho voluto fortemente istituire psicologo di base, perché sono tante le problematiche che spesso porta anche all'abbandono delle scuole. I numeri sono veramente alti, ma anche altre iniziative per prevenire e combattere il bullismo, il cyberbullismo, e a breve sarà istituita un'app, visto che siamo nel mondo della transizione digitale, che si può scaricare per cercare di prevenire e combattere la violenza di genere, e anche lì ci sono casi in aumento. Quindi vogliamo partire dalle scuole, sensibilizzando i ragazzi anche per affrontare le varie problematiche della vita. Poi voglio fare una menzione anche all'edilizia scolastica, di cui stiamo mettendo diversi fondi, una parte già l'abbiamo stanziata anche grazie alla sollecitazione del professor Rabduffo per ripristinare l'ultimo piano, che penso siano terminati e quindi i locali sono idonei. Il mio impegno sarà quello appunto di trovare altre risorse per cercare di adeguare e migliorare l'impianto sportivo esterno affinché la struttura sia idonea per ogni tipo di attività. Io sono convinto comunque che tutti insieme, in sinergia, Certo. potremo raggiungere degli ottimi risultati. Quindi c'è massima collaborazione e ancora una volta un grosso augurio a tutti voi per un buon anno scolastico. Grazie. L'apertura è stata della dirigente Daniela Baldassarre, che ha presentato l'offerta formativa ai presenti prima dell'esecuzione dell'inno di Mameli da parte degli alunni della prima M e prima N della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dal maestro Sfrattoni al piano e diretti dal professor Azzaro.